E andiamo immediatamente a Trieste, dove è iniziata ieri la 50ª edizione della Settimana Sociale dei Cattolici. Siamo collegati con Monsignor Luigi Renna, arcivescovo di Catania e presidente del Comitato Scientifico ed organizzatore di questo evento. Buongiorno Eccellenza, benvenuto. Buongiorno, bentrovati a tutti coloro che ci seguono. Grazie. Allora, al cuore della democrazia, una battuta su questo evento iniziato ieri alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Cardinale Zuppi anche. Possiamo dire che è un intero popolo che vuole riappropriarsi del senso della partecipazione, fondandolo su una visione di democrazia nella quale, come è stato ribadito dal Presidente, dal Cardinal Zuppi, al centro c'è la persona con i suoi diritti, quelli che vanno dal momento in cui una persona nasce fino alla fine naturale della vita, attraversa il lavoro, attraversa tutti i diritti sociali. Partecipare significa non solo essere una maggioranza, parteggiare, ci ha detto il Presidente, ma veramente assicurare a tutti la possibilità di avere la propria voce che viene ascoltata e viene tenuta in considerazione anche alle minoranze. Ecco, sappiamo che sono giornate molto impegnative, quindi non possiamo e non vogliamo trattenerla oltre, però vorrei ricordare che le settimane sociali sono nate nel 1907 a Pistoia, tanto cammino è stato fatto, ma c'è ancora molto da fare. Com'è stato il coinvolgimento dei cattolici? Chiedo scusa se ripetete la domanda perché mi trovo per strada per andare al centro. Ecco, allora, bene, stavo dicendo, le settimane sociali sono state istituite nel 1907 a Pistoia, quindi appunto un evento per riflettere e discutere sulle sfide sociali del tempo. Come è stato il coinvolgimento appunto dei cattolici e quali sono, a suo parere, le sfide che oggi più che mai bisogna affrontare? I cattolici si sono trovati sempre a fianco degli altri italiani, hanno sentito che l'Italia è la loro patria, questo ripeto è stato anche ribadito dal Presidente. E le sfide che oggi ci attendono è quella di rigenerare la democrazia con un pensiero che sia chiaro, che non metta tra parentesi alcuni aspetti della dignità della persona e non rimanga prigioniere delle ideologie. Oggi i cattolici hanno bisogno di manifestare maggiormente quello che essi sono e nella settimana sociale, soprattutto nei villaggi delle buone pratiche, abbiamo voluto dimostrare che non esiste una Italia a cui manca qualcosa, ma c'è una presenza dei cattolici nella società civile e anche nelle amministrazioni che deve essere più coesa, deve essere più consapevole del proprio pensiero e non avere la timidezza nel manifestarlo e nel dare il proprio apporto. E allora la ringraziamo di cuore per la sua presenza e testimonianza, le auguriamo buon lavoro perché poi la settimana sociale... Seguite le relazioni, mi raccomando. Prego, eccellenza, mi scusi, non l'abbiamo sentita. Seguiteci da casa, seguite le relazioni, seguite tutto quello che si dirà perché la settimana sociale riguarda davvero tutti. Esatto, anche chi è rimasto a casa appunto non è a Trieste. Poi si concluderà il 7 luglio alla presenza di Papa Francesco. Grazie a Monsignor Luigi Renna per essere stato con noi. Buon lavoro. Grazie, grazie, saluti a tutti. Grazie davvero per la disponibilità, anche perché insomma i lavori cominciano molto presto. Monsignor Luigi Renna appunto è presidente del Comitato Scientifico, quindi c'è davvero tanto da fare.